cosa stasera? Per il lavoro. Ecco, ma la tua moglie e io e me ne vado e come? Buona Valerizia. Quellino, sì, quellino. O te sei da far caso più l'altro. Ancora bella mia, sì, quellino. Ehi, Bruna, lasciami perdere. Hai finito la piazzata. Oggi non è giornata. Oggi è una giornata assai nera. Non ho trovato niente da fancare. No, oramai sta storia. E ci saranno i pinzi nello stomaco, l'hai capito? Ho capito, ma non è mica colpa mia. Questa guerra non l'ho fatta mica io. Allora, guarda, io non so fare cosa dire, va bene? Se non si trova, non si trova, dici sempre, E con questo lì si fa, non siamo nati altri. Che devo fare? Mi senti dire cosa devo fare? Cosa? Non si può fare niente, non si può fare nulla, A mangiare però è acqua, quello lì si vuole, Lascia un pelle, guarda. Abri, ma se il lavoro non si fa, non è colpa. E allora devi fare come quell'altro, capito? Ma con gli altri guardi, Abru! E ne vanno a fare nel caso vero, che dormi di nido, se ne. Abru, io non sono capace di fare il mercato lì. Hai capito? Se non so cuore, non è mica colpa mia. E poi ti devo dire la verità, a me questi che fanno il mercato nero mi fanno ridere. Sì, mi fanno ridere. Quando mi vedi andare tutti gonfi, i pantaloni, ti capisci? Pure un doppa nata. E a me invece mi fa piangere, va bene. E loro quando c'hanno lì che mangiano tutti i giorni? Non me lo dici, ci vuole la sua cosa da mediani andare a terra. Abru, ciò vo. Poi sai come finisce, te lo dico io. Si inizia col mercato nero. Non ci accontentiamo mai e poi si passa a fare il magnaccio. Non esagerare, ci mancherebbe altro. È un conto che non va per fare. È un altro che fa il sudice come mette fatto. Ti uncerei di nido quando facessi questo. Guarda, lasciamo perdere tutto. Lascia perdere tutto. E vieni a letto, va, così almeno ti distrai un pochino. Non abbiamo danni in depressione. Ecco, la mia storia finisce lì. Livorno oramai ricomincia a rifocarsi le mani. Di ove poi io avessi questa visione dei vecchi non mi è mai stato dato di me. Ma dove è cominciato? Ma davvero sì o no tua? Una notte di tempesta d'amore infernale, poi m'aveva svegliato. Ero terrorizzato e frignavo mentre i genitori continuavano a dormire. A un tratto mi sono ritrovato in una stanza enorme, dove, seduti su bellissimi scranni, stavano numerosi vecchi che mi guardavano con benevolenza. Uno di loro, quello che stava al centro di quel consesso, allungò la mano sul miavo e la mia paura svanì come neve al sole. Quando mi svegliai da quel dolore, mio padre mi stringeva al suo petto e mi sussurrava parole dolci. Questi viaggi si sono ripetuti periodicamente fino ad oggi, ma ancora non so quale significato abbia. Certo è che mi hanno fatto capire quanto la mia città ha dovuto soffrire per raggiungere il benessere che oggi i giovani livornesi hanno trovato bello e scandellato. Anche in mezzo al marasma della guerra umana, a quelle rovine materiali e morali, la vitalità della sana gente di Livorno si era liberata una volta di più. Si assetta infatti la città, si reinvigorano le industrie, si riparano fabbricati, si costruisce di nuovo, si inaugurano lussuosi negozi, si lavora con fede. E questo è quello che conta più a me. Se poi la minoranza senza scrupoli ha traffiato e si è arrangiata, questo non conta. E in ogni modo è meno di quello che ha fatto o farebbe qualsiasi altro popolo. Se
mai tanta scandrezza si potrebbe pittorescamente riallacciare all'origine di forma, tanta da un cangiucco di tipi senza passaporto, gente audace, furba, scanzonata. Così è rimasta e così rimarrà. Gente che urla, smanacca, che si infischia di tutto e di tutto, una stirpe proveniente di cento da terre misteriose e lontane, una stirpe discendente da chissà quale razza, ma di sicuro delle galifie, una stirpe con le palle quadrate, la stirpe di Morgiano.